Russia, Prigozhin ferma la rivolta. I mercenari della Wagner a soli 200 km da Mosca dopo scontri con l'esercito regolare. Al TG1 ospite uno dei fondatori di Wagner, ha combattuto insieme a Prigozhin, poi la rottura e le minacce di morte. Vertice fra la Premier Meloni, i ministri di esteri, difesa e l'intelligence, costanti contatti con alleati europei e NATO. Intervista al TG1 del ministro Santanchè, pronta a rispondere in aula e chiarire punto per punto, non sono nemmeno indagata, continuo il mio lavoro. Italy Loves Romagna, concerto di beneficenza per sostenere la popolazione colpita dall'alluvione. Tra poco collegati con noi Laura Pausini, Gianni Morandi, Zucchero e Ligabue, ancora Amadeus, Alessia Marcuzzi, Francesca Fagnani e Giorgio Panariello. Diretta su Rai 1 e su Radio 2, subito dopo il nostro telegiornale. La sfida di Prigozhin, russa sull'orlo della guerra civile, brigata Wagner verso Mosca, poi in serata il dietrofront, torniamo indietro per non spargere sangue. Dal Cremlino l'ira di Putin, Prigozhin ha tradito per ambizione personale, sarà punito, siamo stati pugnalati alle spalle, arresto per chi viola la legge marziale. Zelensky, la debolezza della Russia ora è evidente, Kiev annuncia un'offensiva sul fronte orientale, Stati Uniti ed Europa incrollabile il sostegno all'Ucraina. Meloni, in realtà molto diversa da quella della propaganda russa, vertice con ministri ed intelligence italiani, seguiamo con preoccupazione, al momento nessuna evacuazione degli italiani. Nell'arena di Campovolo il grande concerto Italia Loves Romagna, iniziativa voluta dalle star della musica per aiutare la popolazione romagnola colpita dall'alluvione. La rivolta di Prigozhin, non siamo agli ordini del Cremlino. I miliziani della Wagner entrano a Rostov e sono ora a 400 km da Mosca. Siamo migliaia e pronti a morire. Putin, azione criminale, ci hanno colpito alle spalle. Nella capitale evacuazione degli edifici pubblici. Zelensky, la debolezza della Russia è evidente. Biden sente gli alleati. Vertice a Palazzo Chigi con i ministri di esteri e difesa, contatto costante con NATO ed Unione Europea. Meloni, caos che stona con certa propaganda vista negli ultimi mesi. Santanchè respinge le accuse sulla gestione delle sue società. Sarò orgogliosa di riferire in Parlamento. Schlein, la Premier si è svegliata. Conte, la Ministra, venga in aula. Basta, taglia la sanità, migliaia in piazza a Roma per la manifestazione della CGIL in difesa del diritto alla salute. Landini, il governo ci ascolti. Il corteo del Pride a Milano, in piazza le famiglie arcobaleno chiedono il riconoscimento dei propri figli. Stepchild insufficiente, il mondo è cambiato, non si può far finta che non esistiamo. La guerra civile in Russia è ufficialmente cominciata, rivolta degli uomini della Wagner, i mercenari di Prigozhin in marcia verso la capitale dove sono scattate le misure antiterrorismo. Sarebbero a meno di 400 km da Mosca, in corso l'evacuazione di molti edifici pubblici, abitanti in fuga, esauriti i biglietti per l'estero, scontri a Rostov e Voronezh, snodi strategici per l'avanzata. Il Cremlino ordina l'arresto del capo della brigata e blocca i social network per impedire gli appelli alla ribellione. Lo zar Putin è all'angolo. Noi, pugnalate alle spalle, elimineremo i traditori. Medvedev, il nemico sarà sconfitto. Mentre si rincorrono voci poi smentite di un viaggio di Putin a San Pietroburgo, Zelensky assapora la rivincita. La debolezza del nemico è evidente. Erdogan offre pieno supporto all'amico Vladimir. Biden chiama gli alleati. Situazione grave, ma il sostegno all'Ucraina non cambierà. Cautela dall'Unione Europea. Non tocca a noi interferire. Il Premier Meloni riunisce ministri e intelligence. Appello agli italiani a Mosca. State prudenti. Buonasera, per tutta la giornata i riflettori sono stati e sono puntati su quello che succede in Russia con la sfida aperta del comandante Prigozhin e delle brigate mercenarie diretta a Putin e soprattutto al suo ministro della difesa Shoigu. A 200 km da Mosca poco fa
l'ultimo colpo di scena. Il comandante della Wagner ha annunciato il dietrofront per evitare spargimenti di sangue dopo aver parlato con il presidente bielorusso Lukashenko. Fino a quel momento il mondo col fiato sospeso per l'improvvisa accelerazione della crisi interna russa. La brigata Wagner, prima al servizio di Mosca, aveva preso il controllo della città di Rostov sul Don e un convoglio militare era in movimento verso Mosca. Nella capitale sono scattate subito misure antiterrorismo con chiusure ed evacuazioni. Putin, noi pugnalati alle spalle, i traditori saranno eliminati. Prigozhin spiegava il motivo della sua azione, attaccando duramente il ministro della difesa Shoigu. Il male che porta la leadership militare del paese deve essere fermato. La resa dei conti comunque rimane sospesa. L'Occidente conferma il sostegno a Kiev, che sul campo potrebbe trarre vantaggio dalla situazione. La premier Meloni convoca i ministri competenti. Tajani, un affare interno, non tocca a noi intervenire. Gli italiani in Russia non corrono pericoli, ma li invitiamo a restare a casa. Uno scenario da guerra civile. La Russia sprofonda nella guerra civile, marciano verso Mosca senza incontrare resistenze 25.000 uomini della milizia Wagner. Giallo sulla sorte di Putin, il capo del Cremlino potrebbe essere volato a San Pietroburgo per tenere aperta una via di fuga. Il suo portavoce smentisce, la capitale si prepara all'assedio, evacuati uffici pubblici e musei. Quanto succede in Russia è soltanto l'inizio, la debolezza di Mosca è evidente. Questo è il commento esultante di Zelensky, che ora vede la strada libera per la controffensiva ucraina. Nel Donbass le truppe di Kiev riconquistano le posizioni occupate dai russi nel 2014. Contatti e consultazioni tra i vertici e le diplomazie internazionali, NATO e Stati Uniti seguono la situazione che definiscono grave e seria. Biden chiama i partner del G7, Erdogan fa sapere il Cremlino si schiera con Putin, tace per ora la Cina. L'Unione Europea dice è un affare interno alla Russia, cauta Londra, ma cresce l'allarme. Siamo in contatto con gli alleati internazionali, ribadisce Giorgia Meloni. La premier convoca i ministri competenti e l'intelligence per monitorare la situazione. Quel che sta succedendo, sottolinea, mostra che la propaganda sulla compattezza del regime non era reale. Un segnale di rottura in quello che sembrava un monolite, ribadisce il ministro Crosetto. Tajani, preoccupante situazione di caos, serve la massima prudenza. Basta tagli alla sanità, la salute è un diritto di tutti, così il segretario della CGIL Landini alla manifestazione di Roma. C'erano anche la segretaria PD Schlein e il leader dei 5 Stelle Conte. Preoccupa la carenza di personale specializzato, come Marliana, piccolo centro sull'Appennino Pistoiese. I 5.000 abitanti sono rimasti senza medico di base. Non si trova un sostituto del dottore andato in pensione. Oggi è il giorno del Gay Pride a Milano. Il corteo ha attraversato la città, all'Arco della Pace, il concerto finale, strade chiuse, mezzi pubblici deviati per la manifestazione. Ci sono anche le famiglie arcobaleno che chiedono il riconoscimento del governo. Compie 50 anni Ciao Mare, il tormentone di Raul Casadei che ha segnato un'epoca. Per celebrarne il successo, il figlio del cantante Mirko propone un remix dalle sonorità house e pop. Dalle balere alle discoteche, gli italiani continueranno a ballare al ritmo di una musica senza tempo.